Buonasera, bentornati in questo nuovo vlog. Oggi volevo un po' approfondire una cosa che ho visto che sta prendendo sempre più piede nel mondo di YouTube, quindi volevo mettervi dei paletti di attenzione, insomma, perché non è tutto oro quel che luccica, che se domani dopo se avete problemi dite: ah, quando mai ho ascoltato Luca? Ecco, allora io ve lo dico, dopo voi fate quello che volete, perché di cosa sto parlando? Praticamente il trend, è parecchio tempo io che seguo queste cose qua su YouTube, camera hacks, camera trick, trucchetti per le fotografie, trucchetti per DSLR, tutte queste robettine qua praticamente vi fanno vedere dei trucchettini, no? Solo che sono un po' clickbait i titoli con le miniature, perché 5 trucchi in 10 secondi, 7 trucchi in 60 secondi, 33 trucchi che mi miglioreranno la vita. Insomma, non è che siano sti gran trucchi, perché oltre a mettere il CD davanti alla lente, che secondo me è un po' una puttanata, o meglio, fai le foto, sì, sono carine, 2-3 foto, però basta dopo, non è che sia sto gran trucco che diventate professionisti questi trucchi. Oppure mettere il telefono davanti alla lente, oppure, cazzo ne so, mettere una lama, ho visto anche che mettevano le lame davanti, insomma, per fare superfici riflettenti, oppure la bava davanti, cioè tutte cavolate che vi fanno sì una foto diversa dal solito, ma niente di così eclatante, più che altro niente di così da dire: porca troia, che foto figa, ok? Però vabbè, insomma, ognuno è libero di fare quel cavolo che vuole nel suo canale. Più che altro io dico, cazzo, visto che sono sempre quei 7 trucchi che girano, almeno se fate dei video nuovi cercate dei trucchi nuovi, no? Sempre quelli, perché su 200 video che ho visto sono sempre quelli, cioè sono sempre quelli uguali, identici. Comunque, bando ste ciance qua, vi faccio vedere le tre cose che più mi hanno inorridito di sta cosa. Il primo, però basta stare un po' attenti, è per fare il, non so che effetto, perché non è un flare, non è boh, non so come chiamarlo, ci mettono il fuoco davanti, no? Solo che certi ci mettono il fiammiferino, che sai a quanto stai distante, certi invece ci mettono l'accendino, e rischiate, visto che state facendo la foto, state mirando, rischiate che con l'accendino non sapete quanto distante siete dall'obiettivo, quindi rischiate di bruciarvi l'obiettivo. Non bruciare nel vero senso della parola, ma visto che l'esterno dell'obiettivo è plastica, vi colate magari qualche parte o qualche pezzo di ghiera, che dopo avete problemi a usare l'obiettivo, quindi state un po' attenti. Un'altra cosa che mi ha inorridito parecchio è quello di mettere la glicerina davanti all'obiettivo, cioè per fare cosa? Cioè, che effetto di merda è questo? Cioè, veramente un effetto che non ha nessun senso. Cioè, è brutto, sarò sincero, è brutto quell'effetto lì. Senza contare il fatto che certe glicerine hanno base oleosa, che voi, se spalmate bene quel vostro ditone sopra la lente, avete due problemi: uno, a tirarlo via, che vi voglio vedere dopo tirarlo via perfettamente quell'alone lì dal vetro davanti, e due, non so se avete mai fatto caso, magari in agosto, se siete a letto, vi svegliate la domenica mattina di agosto e c'è quel fascio di luce che entra tagliente dalla finestra e vedete la polverina che vola, no? in quel fascio di luce lì. L'ambiente circostante è invaso da polvere, ok? Quella polvere che vi dà fastidio anche nella foto, quando si deposita sopra l'obiettivo, che essendo fuori fuoco e essendo molto vicina, anche un granino di polvere vi fa anche una macchia da un centimetro, quindi la polvere è sempre stata nemico della fotografia, della reflex in sé. Tanto che le professionali, se professionali, sono piene di guarnizioni contro la polvere. E con questo però ci arrivo dopo. Il discorso della glicerina: quando voi fate questo trucchetto e spalmate quel vostro ditone, come dicevo, la glicerina sopra, fate praticamente un effetto carta vetrata, perché se non avete soffiato prima di aver pulito l'obiettivo, avete della polvere residua sopra la lente. Cosa succede quando voi andate a spalmare la glicerina? Spalmando la glicerina, la polvere vi si attacca alla glicerina e praticamente fa effetto carta vetrata. Se fate 2-3 foto
Il problema, secondo me, è solo toglierla completamente l'alone. Se invece vi piace tantissimo questo effetto, buon per voi, però ricordatevi che alla lunga rovinerete le lente, ve lo posso assicurare. Il discorso che facevo prima, che questo è proprio il numero uno dell'orrido secondo me, più che altro per la reflex, non per le foto in sé, è il discorso di staccare l'obiettivo. Allora, veramente detto come trucchetto fotografico, perché tu stacchi l'obiettivo e tu vai praticamente a inclinare il piano di fuoco e fa questo effetto del tilt shift senza spendere un sacco di soldi per gli obiettivi tilt shift. Ma porca che la puttana, ma lo sapete come funziona la reflex dentro? Ma ve lo faccio vedere io se non lo sapete. Praticamente quando voi schiacciate il bottone succede questo: si alza il primo specchio, che sotto non tutti sanno che c'è un secondo specchio, si alza il secondo specchio della F. Questo movimento qua cosa fa dentro a quello spazietto lì? Praticamente genera aria che fa muovere tutta la polvere che è entrata appena voi avete tolto l'obiettivo. Tra parentesi, infatti, cosa consigliano quando c'è da fare il cambio dell'obiettivo? Consiglio di tenere la macchina girata verso il basso e cambiare sempre l'obiettivo verso il basso, così la polvere fa più fatica a entrare. Invece così facendo, vedo non ce l'hai in mano, così allegramente spostandosi l'obiettivo così. Allora, uno, ci ho provato anch'io e è difficile mettere a fuoco, cioè spostare l'obiettivo e mettere anche a fuoco, cioè non è facile, non è che come fanno vedere loro che spostano l'obiettivo un secondo e fanno la foto, no, non è assolutamente così. Ci avrò messo 20 minuti per fare una foto, perché l'ho provato anch'io perché ero curioso di vedere cosa succedeva, però non lo proverò mai più. Infatti volevo farvelo vedere nel video come si faceva, ma ci rinuncio perché non voglio farvelo vedere, perché ho già sporcato anche troppo il sensore. Praticamente, torniamo a prima, praticamente questi due specchi si alzano, fanno girare tutta la polvere. Quando si abbassa la tendina dell'otturatore, cosa succede al sensore? Che risucchia la polvere che c'è in quel giro lì. Ritornando giù la tendina dell'otturatore, tutta la polvere si è depositata nel vostro sensore. Fate 7-8 foto del genere e c'è il sensore che sicuramente dovrà andare alla pulizia, al camera service. Dopo se queste foto qua le fate in una fabbrica di silicio dove c'è l'ambiente sterile, va bene, però se le fate in mezzo alla montagna, cioè fatevi due domande se i corpi professionali hanno 7000 guarnizioni contro la polvere, capito? Quindi ok, trucchi, benvenga i trucchi, sono fighi i trucchi, è dal 2015 che praticamente guardo tutti i video che escono sui trucchi fotografici, perché alcuni sono veramente interessanti, tipo quello di mettere la sporta sopra il flash pop-up, così avete un effetto molto molto meglio. Però senza che andate in giro come gli ebiti con delle sporte sopra il flash pop-up, ci sono dei diffusori, ve lo faccio vedere. Questo qua è la copia cinese del diffusore della Gary Fong per i flash a slitta. Questo attrezzo qua originale costa 90 euro, questo qua della copia cinese che è uguale identico costa 30 euro, quindi per 30 euro non faccio l'idiota con le sporte sul flash. Per non mi ricordo quanto costano gli Lens Bay, non vado a rischiare di sporcare il sensore. Quindi sì, figate i trucchi, figata il CD, figata il telefono, figata per quel che può essere una figata, però state attenti alle vostre reflex, perché dopo è facile dire si è rotta la reflex, devo andare a pulirla, devo spendere soldi per l'assistenza. Sì. Fatevi due conti e vedete quale trucco usare di questi qua. Ditemi la vostra sotto i commenti e ci vediamo al prossimo vlog.